Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate, mettete like, condividete, fate tutte quelle cose che l'algoritmo di YouTube ama tanto per darci ancora più visibilità. Tra l'altro proprio questa settimana abbiamo superato le 700 ore di visualizzazione, quindi grazie. Però quando mi studio gli analytics del canale vedo che ci sono quasi 5.000 persone che guardano i video di Barley ma non si iscrivono. Quindi ragazzi, cliccate sul pulsantino, a voi non costa niente, per noi è benzina nel motore. Ma partiamo con la storia di oggi. Oggi non vi parlo di un film, di una serie o di un documentario, ma vi parlo di uno sciopero. Infatti da qualche settimana sto seguendo con grande attenzione lo sciopero degli sceneggiatori americani. Tutto il sistema dell'intrattenimento audiovisivo negli Stati Uniti muove un giro di affari di circa 25 miliardi di dollari. Capite bene che in un sistema così profittevole sia necessaria la presenza di sindacati, di lavoratori che ne tutelino i diritti. I sindacati più forti di Hollywood sono il sindacato degli sceneggiatori, il WGA, quello degli attori, il cosiddetto SAG, quello dei registi, il DGA, e quello dei produttori, l'AMPTP. Ogni 3 anni il sindacato dei produttori negozia un cosiddetto MBA, cioè Minimum Basic Agreement, con gli altri sindacati dei lavoratori di Hollywood. E in questo MBA vengono stabilite le paghe minime, gli orari di lavoro, i doveri, gli oneri, tutto ciò che fa funzionare la macchina Hollywood. Ma quest'anno l'NBA tra i produttori e gli sceneggiatori non è stato raggiunto e quindi gli sceneggiatori americani hanno spento il computer e hanno dichiarato sciopero. Ma perché l'NBA per il prossimo triennio non è stato raggiunto? La controversia più intricata si snoda ovviamente intorno agli streaming studios. Uno streaming studio come Netflix, per esempio, ha 2 modi di riempire la propria library di contenuti. Può o comprare film fatti e finiti o può intervenire direttamente nella produzione di film e serie. Vi ricordo che sto parlando di accordi economici territorialmente circoscritti agli Stati Uniti, perché il WGA è il sindacato degli scrittori americani, quindi i topic che si muovono attorno a questo sciopero avranno delle ripercussioni solo ed esclusivamente sul mercato americano. Il problema di base è legato alla mancanza di equilibrio tra i guadagni dello streaming studio e i guadagni degli sceneggiatori. Cioè, gli streaming studios guadagnano sempre di più, mentre le paghe degli sceneggiatori rimangono uguali. E questa cosa la WGA non l'accetta più. Ma andiamo a vedere nel dettaglio alcune delle richieste della WGA. Attualmente, quando uno streaming studio produce e distribuisce in streaming un film, chi ha scritto quel film guadagna delle cosiddette revenues. Queste revenues vengono calcolate in base a delle precise tabelle che sono pubblicamente consultabili proprio sul sito della WGA. Queste tabelle incrociano alcune caratteristiche: la durata del film, il numero di iscritti alla piattaforma streaming su cui il film viene distribuito fino a un massimo di 45 milioni di iscritti e il periodo di permanenza del film su quella specifica piattaforma. Per esempio, per un film di durata maggiore di 96 minuti, all'autore di soggetto e sceneggiatura per i primi 90 giorni di streaming andrà una revenue pari al 150% di $58.400, quindi $87.600. Se quel film rimane in streaming per più di 90 giorni, allo sceneggiatore andrà un ulteriore revenue del 45% per il primo anno, sono all'incirca $10.000, e poi di anno in anno queste revenue calano in percentuale del 5% o del 10%, fino ad arrivare a un minimo garantito dell'1,5%, che sono all'incirca $1.300 l'anno. Riguardo a queste cifre, la WGA chiede di alzare le revenue per i
i film con budget superiore ai 12 milioni di dollari. Perché la WGA chiede di alzare queste revenue? Semplicemente perché le tabelle sono basate su un numero massimo di iscritti di 45 milioni di persone, ma attualmente Netflix gode di 230 milioni di iscritti nel mondo e stiamo parlando di una cifra 5 volte maggiore a quella delle tabelle. Quindi gli sceneggiatori vogliono guadagnare di più perché la platea è 5 volte più grande. I produttori per ora hanno ovviamente rifiutato questa richiesta. Uno streaming studio come Netflix o Amazon, quando non produce direttamente il film, lo compra, fatto e finito. Quando lo compra, fatto e finito, paga una cifra pari al 30% del budget di quel film. Su questo punto la WGA chiede di alzare il prezzo di acquisto dei film con budget superiore ai 12 milioni di dollari. E su questo punto i produttori hanno lasciato una porta aperta facendo una controproposta, cioè di alzare la percentuale di acquisto di 9 punti, quindi dal 30 al 39%, ma solo per quei film con un budget superiore ai 40 milioni di dollari. Quando non esistevano i servizi streaming, le serie venivano messe in onda in televisione, in chiaro o via cavo, e venivano trasmessi massimo 2 episodi a settimana. La produzione effettiva di una serie poteva durare anche un anno e mezzo, e gli sceneggiatori lavoravano e venivano pagati per tutto il periodo di produzione di quella serie, anche perché molto spesso veniva chiesto loro di aggiustare o riscrivere alcuni pezzi delle sceneggiature proprio di settimana in settimana. Oggi non funziona più così. Quando uno streaming studio compra l'idea di una serie, poi commissiona le sceneggiature di tutti gli episodi a massimo 4 scrittori, le compra finite, le produce tutte insieme e le mette in streaming tutte lo stesso giorno. E il lavoro dello sceneggiatore, capite bene, che finisce nel momento in cui le consegna. La WGA non ha il potere di cambiare queste dinamiche produttive perché comunque il mondo è cambiato, però fa delle richieste molto precise. Per esempio chiede che per una serie di massimo 6 episodi siano garantiti almeno 6 sceneggiatori diversi per ogni episodio, più uno sceneggiatore aggiuntivo per 2 episodi in più, e così via fino a un massimo di 12 sceneggiatori. Cosa vuol dire? Che una serie da 6 episodi dovrebbe avere 6 sceneggiatori, una serie da 8 episodi dovrebbe avere 7 sceneggiatori, e così via fino a un massimo di 12. La WGA chiede anche un minimo 3 settimane di lavoro a sceneggiatore per ogni episodio scritto, chiede che il 50% degli sceneggiatori coinvolti nella serie rimangano impiegati anche durante la produzione della serie, e chiede che uno di questi sceneggiatori rimanga impiegato anche durante il periodo di post-produzione fino a un massimo di 52 settimane di lavoro pagato. Su questo punto i produttori hanno risposto picche su tutta la linea, e personalmente credo che questa specifica richiesta sia abbastanza irrealizzabile perché non tiene conto, per esempio, di quelle serie che vengono tutte scritte da un'unica persona, come ultimamente il grande successo della serie The White Lotus, dove c'è un unico scrittore, Mike White, che ha scritto e diretto tutti gli episodi. Quando l'arena distributiva delle serie era solo ed esclusivamente la televisione, era molto semplice capire quale fosse un prodotto di successo e quale no, grazie ai ratings, cioè gli ascolti, quelli che in Italia chiamiamo i dati Auditel. I dati riguardo il numero di schermi sintonizzati contemporaneamente sulla stessa serie venivano resi noti in 24 ore, e in base a quei numeri gli sceneggiatori guadagnavano i cosiddetti residuals. Cosa sono i residuals? I residuals sono i soldi che avanzano al network dopo che questo è rientrato di tutti i costi di produzione, promozione e messa in onda della serie. Una parte, una percentuale di quei residuals finiva dritta nelle tasche degli sceneggiatori, e se pensiamo a successi stratosferici come Friends, I Sopranos o 24, quelle erano cifre veramente astronomiche.
oggi non esistono i ratings per gli streaming studios, perché i vari Netflix, Amazon o Disney Plus, nascondendosi dietro la scusa della legge sulla privacy, non rilasciano nessuna informazione riguardo i loro abbonati. Quindi i residuals non vengono calcolati e non vengono pagati, e questo per gli sceneggiatori è un problema enorme. Ma facciamo un esempio pratico. Prendiamo in considerazione la serie Netflix più famosa di sempre, cioè Stranger Things. Chi ha scritto il soggetto della prima stagione di Stranger Things, sempre secondo le tabelle della WGA, dal 2016 ad oggi, per tutti e 8 gli episodi, ha guadagnato in revenues per la sola distribuzione in streaming negli Stati Uniti una cifra intorno ai $400,000, indipendentemente da quante persone hanno visto e rivisto la prima stagione di Stranger Things. Se $400,000 in 7 anni vi sembrano tanti soldi, vi assicuro che vi state sbagliando di grosso. Se Stranger Things fosse andata in onda nel 2005 sulla ABC, probabilmente i Duffer Brothers, i creatori di Stranger Things, in 7 anni avrebbero guadagnato $400 milioni. Pensate a quanti nuovi abbonati ha guadagnato Netflix grazie a Stranger Things. Io sono uno di quelli. Io mi sono abbonato nel 2016 proprio per Stranger Things. Netflix è cresciuto grazie a quella serie, ma chi ha creato quella serie anno dopo anno, per il discorso delle percentuali a scendere, ha guadagnato sempre meno. Chiaramente negli accordi per le stagioni successive i Duffer Brothers avranno chiesto a Netflix degli anticipi molto più succosi, tant'è che la quarta stagione è costata allo studio più di $300 milioni. Ma per quella prima serie, per dire, quest'anno i Duffer Brothers hanno ricevuto un assegno di $14,000. E ad oggi, a causa dello sciopero, la produzione della quinta stagione di Stranger Things è sospesa. La WGA, riguardo a questo topic, chiede che vengano calcolati dei residuals in base al numero reale di abbonati della piattaforma streaming che distribuisce quella serie. Facciamo un semplice calcolo. Netflix ad oggi ha più di 230 milioni di iscritti. Mettiamo che in media paghino $10 a testa al mese. Questo vuol dire che Netflix al mese incassa $2,3 miliardi. E infatti la maggior parte degli streaming studios ha accettato questo punto, tranne due, che sono Paramount Plus e HBO Max. Probabilmente perché sono i due studio più giovani sul mercato e quindi per loro è ancora più conveniente fare dei contratti che non prevedano residuals. Però con una mano danno e con l'altra tolgono, perché per esempio Disney Plus, proprio durante queste settimane di sciopero, ha tolto dalla library, quindi ha tolto dallo streaming, decine e decine di titoli per risparmiare $30 milioni proprio in revenues e residuals. E la vittima più illustre di questo taglio è la serie Willow, che è stata una delle serie di punta Disney del 2023, high budget, stiamo parlando di $100 milioni di serie, che è stata disponibile in streaming per soli 6 mesi. La WGA ha chiesto un calcolo aggiuntivo di residuals in base alle ore di visualizzazione degli episodi di quella specifica serie, ma su questo punto Netflix e soci hanno risposto assolutamente no. Ma la richiesta più inquietante della WGA riguarda un argomento molto caldo in questo periodo, e cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La WGA infatti chiede che venga proibito legalmente agli studios di utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre qualsiasi tipo di materiale che sia all'interno degli accordi sindacali con la WGA, cioè storie. Perché dico che questa richiesta è inquietante? Perché il fatto che gli studios possano realmente utilizzare un AI per sostituire gli sceneggiatori nel processo produttivo di un film o di una serie oggi non è fantascienza. Tutt'altro, e la possibilità è talmente realistica che sinceramente mi fa pensare che questo sia il vero motivo di questo sciopero. Questo sciopero rischia di assumere delle proporzioni
abnormi, perché la minaccia dell'intelligenza artificiale non spaventa solo gli sceneggiatori, ma anche attori e registi. E tra il mese di giugno e il mese di luglio il sindacato dei produttori dovrà rinegoziare l'NBA anche con i sindacati di attori e registi, e se in quel periodo non avrà trovato un accordo con gli sceneggiatori entreranno in sciopero anche attori e registi, paralizzando di fatto tutta l'industria dell'audiovisivo americana. Già oggi sono finite con largo anticipo le stagioni in corso di tutti i late night show americani: Saturday Night Live, Seth Meyers, Jimmy Fallon, programmi che vengono scritti di settimana in settimana e quindi impossibili da mettere in onda durante uno sciopero di scrittori. Grossi player del settore come HBO e Disney hanno pubblicamente minacciato gli showrunner delle loro serie di licenziarli se non porteranno a termine la produzione delle serie a loro affidate nei tempi prestabiliti, cosa molto complicata quando lo showrunner e lo sceneggiatore sono la stessa persona, come nel caso di Tony Gilroy per la seconda stagione di Andor. È uno scontro che sta prendendo dei toni decisamente aspri. I conflitti tra produttori e artisti, così come gli scioperi a Hollywood, ci sono sempre stati, ma questo specifico sciopero, secondo me, ha degli elementi nuovi che lo rendono leggermente più grave del solito. Uno di questi elementi siamo proprio noi spettatori. Cioè, per come concepiamo oggi il consumo casalingo di film e serie, quanto realmente ci danneggia uno sciopero del genere? Abbiamo quotidianamente a disposizione tutto quello che vogliamo: film, serie, cartoni animati, a pagamento ma anche gratis, come nei canali YouTube. Questo sciopero sta effettivamente creando dei problemi enormi agli studios, che basano il loro lavoro sul lunghissimo periodo e oggi si trovano costretti a dover posticipare delle politiche di marketing che hanno un peso veramente notevole, come per esempio il già citato Stranger Things, la cui produzione è ferma, ma come anche il nuovo DC Cinematic Universe di James Gunn, che era il lampadilancio e adesso è piantato, oppure l'annunciata serie di Harry Potter su HBO o quella di God of War su Amazon. Adesso è tutto fermo. Ma a noi, che siamo il cliente finale di questa industria, cioè nell'immediato a noi spettatori, questo sciopero che danno ci reca? Quando c'è lo sciopero dei treni o lo sciopero degli aerei, noi siamo le prime vittime dei disagi che questi scioperi creano. Ma noi pubblico moderno, che disagio stiamo vivendo e che disagio vivremmo se alla fine la WGA decidesse di cedere al pugno duro dei produttori? È innegabile che gli streaming studios abbiano fatto delle cose eccelse che il cinema non ha avuto il coraggio di fare. Per esempio, The Irishman di Scorsese, distribuito da Netflix, Il Pinocchio di Del Toro, distribuito da Netflix, A Marriage Story di Baumbach, sempre Netflix, Coda su Apple TV. Ci sono degli esempi di grande qualità nel lavoro degli streaming studios. Ma è innegabile che le piattaforme streaming siano anche contenitori di prodotti estremamente mediocri. Mediocrità che, mi viene da pensare, venga anche dal fatto che uno scrittore dica: se mi paghi poco io mi impegno il giusto. Cioè, nel senso, non mi metto a scrivere Guerra e Pace se mi paghi quanto pagheresti un cameriere. La mia paura è che il pubblico si adegui, si abitui e si adatti alla mediocrità, non riuscendo più a distinguere che cosa è umano e che cosa è artificiale, in un eterno scroll di contenuti nel quale non abbiamo più neanche voglia di scegliere. Personalmente credo che gli streaming studios siano diventati grandi negli anni grazie alla qualità dei prodotti che hanno distribuito, e garanti di quella qualità in prima linea sono gli sceneggiatori. L'idea che poi diventa soggetto, sceneggiatura, dialoghi, personaggi e alla fine il prodotto finale che noi spettatori guardiamo sullo schermo, non ho dubbi che debba essere economicamente valutata in base ai guadagni che fanno le piattaforme che la distribuiscono.
anche perché il settore non è in flessione. Cioè non è che i produttori stanno dicendo agli sceneggiatori: ragazzi, vi paghiamo meno perché girano meno soldi. Non è assolutamente così. I produttori pagano meno gli sceneggiatori perché così guadagnano di più loro. E gran parte della responsabilità di questo sistema è nostra e di noi spettatori, che ci preoccupiamo più di quanti contenuti siano disponibili in quella specifica piattaforma e non della qualità di quei contenuti. Mangiamo con gli occhi, ma non ci saziamo mai. Non ci accontentiamo della mediocrità, perché sì, costa poco, ma non ci si guadagna niente. E questo discorso non vale solo per lo streaming, vale per tutto nella vita e vale anche per l'altro argomento di questo podcast, vale per la birra. Voi sapete bene che io difendo la birra artigianale, che io chiamo birra di qualità, ma contro chi la difendo? Contro le birre che di qualità non sono, le cosiddette birre da supermercato. Ma non voglio fare lo snob, non mi voglio annoiare con le chiacchiere di noi birrai fissati, ma semplicemente vi invito la prossima volta che scegliete di comprare una birra, semplicemente di leggere gli ingredienti sull'etichetta. E dove leggete riso, gran turco o addirittura la dicitura che più mi massacra il cervello ogni volta, contiene malto d'orzo, come se fosse un ingrediente esotico all'interno della birra, scansatela e comprate quelle birre dove tra gli ingredienti c'è scritto solo ed esclusivamente acqua, malto d'orzo, luppolo e lievito. E non è una questione appunto di snobismo o di setta che nasce attorno a un prodotto di nicchia. No, è una questione di correttezza produttiva. Non adattiamoci alla mediocrità, perché la mediocrità viene dall'esterno. Ci viene infilata in testa dall'esterno. Noi non nasciamo con menti mediocri. Quindi scegliete bene non solo i vostri film, ma anche le vostre birre. Se c'è scritto Gran Turco, riso, via. E come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video, dove ci sarà un ospite con cui parleremo non solo di differenza di guadagni tra sala, televisione, streaming, DVD e tutto ciò che riguarda la distribuzione di un film, ma parleremo anche di intelligenza artificiale. Quindi iscrivetevi, siate curiosi, non fermatevi alla prima e ciao al prossimo video.